Presentata questa mattina in Regione a Pescara l'ottava edizione del Guardia Grele Opera Festival, un evento che cresce anno dopo anno, è il caso di dire. Sì, come dicevo prima in conferenza stampa, io me lo chiedo ogni anno se vale la pena continuare. La risposta è comunque assolutamente positiva, perché i riscontri sono tali da darci la forza e le energie per continuare. Dedico uno su tutti, noi facciamo le audizioni per scegliere giovani cantanti che mettono poi in scena le opere che la nostra direzione artistica sceglie. E nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che una buona parte di questi cantanti sono in carriera, quindi cantano in teatri prestigiosi sia in Italia che all'estero, affrontano repertori prestigiosi e quindi credo che questa opportunità che noi le diamo a questi ragazzi vale la pena di portarla avanti, di insistere. È diventato un grande evento, continua in maniera esponenziale, lo guardiamo con particolare attenzione non solo per la bellezza, per i concerti, per lo spettacolo, per la cultura, ma soprattutto perché la location credo che sia l'emblema del nostro Abruzzo ai piedi della Maiella, ma soprattutto il richiamo enogastronomico che oggi è un'attrattiva ulteriore per il turismo, quindi è una manifestazione che ci piace al 100%, siccome lo spessore sta diventando di altissimo pregio, la teniamo in maniera particolare attenzionata. Sin dal primo giorno abbiamo sposato le attività di Guardia Grele Opera Festival. L'anno scorso ho avuto anche il piacere di partecipare alle audizioni a Santa Cecilia a Roma, proprio per vedere tutto il percorso per arrivare poi alle attività estive sia con le operette che con la musica lirica, e ho visto il grande lavoro che c'è dietro, e per questo l'amministrazione comunale è stata e sarà al loro fianco, perché con le loro attività e con il loro impegno da volontari sta portando il nome della città fuori dai confini anche abruzzesi, e per noi è soltanto un vanto a livello turistico, e faremo di tutto per poterli appoggiare. Quest'anno con i solisti veneti avremo un altro passo in più per quanto riguarda le attività e anche l'immagine e la caratura delle attività che verranno svolte a Guardia Grele.